Siamo con il sindaco di San Michele a Tagliamento, Bibione, Pasqualino Codognotto. Signor sindaco, gli albergatori, gli stessi attori di Bibione hanno deciso di, mi permetta il termine, andare a scuola, insomma, qualificarsi ulteriormente. È una Bibione quindi che si rivede, una Bibione insomma che in qualche modo sta puntando in alto. È una Bibione che sta puntando in alto mettendosi in gioco, nel senso che tutti hanno compreso ormai che le dinamiche turistiche sono mutate, che ci sono obiettivi nuovi da qui a 20 anni, e l'Organizzazione Mondiale per il Turismo dice che arriveranno altri 200 milioni di turisti in Europa. Bisogna comprendere queste dinamiche, bisogna contestualizzarle e bisogna quindi formarsi. Ormai non c'è nulla più che si possa improvvisare quando stiamo parlando di numeri importanti come quelli di Bibione, ma bisogna davvero essere dei professionisti. Mi è piaciuta una frase nel comunicato stampa che hanno fatto, che è quella parlare alle menti e parlare anche il cuore però del turista, bisogna anche saper cogliere le suggestioni. Credo che questo convegno di oggi possa servire anche a questo. Si parla non solo quindi con la testa, ma si cerca di dare davvero emozioni per l'utente, in questo caso di Bibione. Il turista vive di servizi, vive di qualità degli stessi, vive di spazi, vive di paesaggi, ma vive di suggestione. Una vacanza sarà tale e il turista ritornerà nella stessa località solo se avrà colto qualcosa in più nella località. Beh, noi su questo ci stiamo impegnando molto. Devo dire che Bibione peraltro è ben messa, nel senso che pubblico e privato stanno da tempo dialogando assieme, ognuno naturalmente con le proprie responsabilità, talvolta il dialogo è anche acceso, ma arriviamo sempre fuori con degli obiettivi che ci siamo prefissati e la strada per raggiungerli. Questo è un risultato importante. Lei, signor sindaco, ha parlato di pubblico e privato. Il pubblico e privato, questo binomio, ha fatto la differenza di Bibione? Assolutamente sì. Io che ho da un po' di anni, ho il coordinamento dei sindaci della Costa Veneta, un po' insomma mi trovo a dialogare con loro e spesso dico che questa nostra realtà ha quel qualcosina, insomma, forse dico in più, che sta proprio nella concertazione che c'è e nel dialogo che c'è tra il pubblico e il privato, e mi pare che alla fine questo sia davvero premiante. Prima ha parlato di emozioni per i vacanzieri, per i turisti, per quanti visitano Bibione e il suo entroterra. Lei di emozioni ha giocato con un simbolo di Bibione che è diventato sempre più amato, me lo permetta, signor sindaco, non solo dai vacanzieri, ma degli stessi bibionesi. Intende il faro, immagino. Esatto. Beh, che poi ho visto riportato anche nella locandina dove si porta, oggi questo convegno. Io ci ho creduto tanto a questo elemento architettonico che può creare suggestione. Io stamattina sono stato lì di nuovo per far cosa? Per pensare a come rendere questo luogo, questa destinazione nella foce del Tagliamento, una destinazione anche per tutto l'anno. Stiamo puntando molto per progetti di valorizzazione dello stesso, però attenzione, sgombro subito il campo, lo dico a tutti i telespettatori. Non ci saranno ristoranti, non ci saranno macchine che corrono, non ci sarà niente di tutto questo. Si raggiungerà con mezzi sostenibili, con i piedi, con le biciclette, eccetera, perché se la suggestione che si è creata, stiamo parlando di oltre 1000 accessi al giorno in quella struttura, e l'abbiamo aperta da neanche 2-3 mesi, insomma, dai primi di luglio. Quindi il valore aggiunto è questo, e questo, se posso dire per chiudere il mio intervento, lo sento. La dimostrazione che stiamo facendo la cosa giusta la sento nei tanti turisti che io ho potuto ascoltare di persona negli appuntamenti che avevo al faro ogni lunedì dal mese di luglio fino ad oggi.